Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. Questo è per il segno dello scorpione, nel segno del sole, luna, venere oppure ascendente. Se non siete dello scorpione, ma vi interessa uno scorpione ed è per questo che state guardando il video e vi sembra che io stia parlando di voi anziché dello scorpione, prendete come risuona perché io vedo le energie che rotano intorno al segno zodiacale. Questo video non fa riferimento alla data di pubblicazione, quando siete guidati ad aprirlo vuol dire che c'è un messaggio per voi. Allora, vediamo cosa sta accadendo al segno dello scorpione, sole, luna, venere oppure ascendente. Cosa abbiamo per lo scorpione? C'è la carta degli amanti, cosa abbiamo per lo scorpione, sole, luna, venere, oppure ascendente. Cosa abbiamo per lo scorpione? C'è la carta dell'asso di coppe e la carta del re di coppe. Cosa abbiamo per lo scorpione, sole, luna, venere, oppure ascendente. C'è la carta dell'imperatore, cosa abbiamo per lo scorpione. Il re di spade, cosa abbiamo per lo scorpione, sole, luna, venere oppure ascendente. Il fante di spade, cosa abbiamo per lo scorpione, sole, luna, venere oppure ascendente. 5 di coppe, cosa abbiamo per lo scorpione, sole, luna, venere oppure ascendente. L'otto di coppe al contrario, cosa abbiamo per lo scorpione, sole, luna, venere oppure ascendente. E la carta del 7 di bastoni. Fondo del mazzo c'è la carta della papessa. Allora, voi siete emotivamente coinvolti verso una persona oppure verso una particolare situazione dove volete cogliere delle opportunità. Ed è qualcosa che vi appassiona, è qualcosa che vi stimola a livello emotivo. Ci sono molti sentimenti che sono connessi ad una particolare persona oppure vicenda. Però quello che vi vedo fare è cercare di mettere a tacere quello che voi provate per guardare le cose da una prospettiva che è più logica e che è più obiettiva, anche fredda dal punto di vista emotivo, molto controllata. Quindi cercate di non lasciarvi sopraffare dalle vostre emozioni, ma di mettere una specie di barriera. Quindi non siete pienamente a contatto con quello che voi provate. Questo potrebbe essere dovuto dalla paura di essere nuovamente delusi in quella situazione, oppure potrebbe essere dovuto a delle resistenze interne che voi avete. C'è del dispiacere che emerge nell'ambito di una situazione dalla quale non vi siete riusciti a distaccare emotivamente, perché voi stessi non vi volete distaccare, quindi ci sono delle resistenze che voi avete e intanto continuate a pensare a quello che è successo, oppure ancora nell'ambito di quella circostanza c'è qualcuno che ha delle difese che sono alte perché ha paura di essere nuovamente ferito, però ancora c'è un legame a livello emotivo verso una persona oppure verso una specifica circostanza. Tutto questo sembra essere un po' nascosto, quindi ci sono tante emozioni che voi non rivelate a qualcuno, ci sono delle cose che tenete nascoste e in alcuni casi ci potrebbe essere del totale silenzio con una persona verso la quale però provate queste emozioni. Quelli di voi che si vogliono aprire ad un nuovo amore potrebbero avere paura di lasciarsi completamente andare perché hanno sperimentato delle emozioni molto negative in passato e vedo che siete ancora legati a quei ricordi negativi che creano di per sé una resistenza, specialmente a livello inconscio. Quindi c'è bisogno forse di perdonare qualcuno che vi ha ferito in passato. E non vedete sempre le cose da una prospettiva che è negativa oppure pessimista. Allora, andiamo a chiarire, vediamo perché c'è la carta degli amanti per lo scorpione. Ok, questo è stato molto veloce, la carta dell'appeso e la carta del mondo. Quindi con una persona sembra che una situazione non sia del tutto chiusa. Qualcosa è rimasto fermo, è rimasto sospeso, forse perché nessuno ha detto di volere chiudere. Insomma, qualcosa non è definito ed è un rapporto che per voi è importante. Per alcuni è possibile che questa sorta di chiusura sia avvenuta online, oppure che avete smesso improvvisamente di scrivervi, semplicemente questo, quindi le cose non sono assolutamente definite. Per altri questo potrebbe avere a che fare con il fatto che voi dovete amare di più voi stessi e cercare di chiudere dei cicli che tendono spesso a ripetersi perché c'è bisogno di acquisire una prospettiva diversa per quanto riguarda l'amore verso voi stessi. Anziché cercare nell'altro qualcosa che a voi serve, dovete imparare a darvela da voi. Vediamo perché c'è l'asso di coppe, perché c'è l'asso di coppe per lo scorpione.
c'è il 7 di denari e la carta del sole. Molti di voi stanno aspettando di avere questa opportunità a livello emotivo, che sia con una persona in particolare oppure che sia in generale, se siete single, state aspettando il momento di essere più felici a quanto pare, e c'è chi tra di voi pensa che la felicità sia soltanto con quella persona oppure soltanto quando sarete in relazione. E questo è pericoloso da pensare perché dovete più che altro amare voi stessi. Quindi cercate di investire sull'amore verso voi stessi perché è quello che vi darà soprattutto la felicità. Inoltre, riguardo una situazione che coinvolge un investimento, vedo che ci potrebbero essere notizie positive che giungeranno a voi. Quindi quelli di voi che hanno aspettato, per esempio, di fare un investimento oppure di ricevere dei pagamenti, vedo che qualcosa di positivo verrà a voi. Vediamo perché c'è l'imperatore, perché c'è l'imperatore per lo scorpione. Perché l'imperatore, il 6 dei bastoni ed i 5 dei bastoni, molti di voi pensano che controllare le emozioni, essere in un'energia che è dura, che è tosta, rigida, sia la mossa vincente, perché questa è la maniera di contrastare eventuale dolore, questa è la maniera di non soffrire. Quindi voi cercate di essere duri in quella situazione lì. Vi sembra che questa sia la maniera per rimanere in controllo ed in potere? In un'altra circostanza dove c'è una competizione con qualcuno, voi potreste risultare vincenti. Quindi se c'è per esempio una negoziazione in corso con una persona, oppure se c'è un litigio con qualcuno, voi potreste avere la meglio e questo vi fa sentire in potere, vi fa sentire vincenti. Vediamo perché c'è il re di spade, perché c'è il re di spade per lo scorpione. Perché c'è il re di spade per lo scorpione, che tra l'altro è un segno d'aria, il re di spade, acquario, gemelli e bilancia. Abbiamo la carta del 3 di coppe, la carta della papessa e la carta del 4 di denari. Allora, alcuni di voi in rapporto alle altre persone sono freddi, chiusi, distaccati, non si aprono più di tanto, quindi mantengono molte cose nascoste. Hanno questo atteggiamento che è molto razionale. Perché pensate dal punto di vista logico che sia meglio fare così? Tra di voi c'è chi vorrebbe avere una riconciliazione con una persona in particolare, però non lo vuole dire, non lo vuole ammettere, con quella persona c'è freddezza. C'è anche l'energia di qualcuno che nasconde di avere un rapporto a tre e non lo vuole rivelare. E questo fa parte di una strategia. Vediamo perché c'è il fante di spade, perché c'è il fante di spade per lo scorpione. Perché c'è il fante di spade per lo scorpione? C'è l'eremita ed i 5 di spade. Quelli di voi che sono chiusi a livello emotivo nei confronti di qualcuno nello specifico o nei confronti degli altri in generale, lo fanno perché hanno paura di essere fregati. Quindi lo fanno perché hanno bisogno di vedere che quella persona non voglia in qualche modo cercare di ingannarli. E di fare credere una cosa per un'altra, quindi tendete sempre ad osservare molto le persone per cercare l'aspetto di loro che è tossico in modo tale che voi vi possiate proteggere. Quindi avete delle difese intorno a voi e il bisogno di vedere che le persone abbiano il migliore interesse verso di voi piuttosto che l'opposto. Inoltre, tra di voi c'è chi fa silenzio ed isolamento nei confronti di una persona in particolare e lo potrebbe fare per una questione di dispetto, ma nel frattempo spia quella persona, quindi magari non volete far vedere di avere un interesse, però intanto la osservate. Vediamo perché c'è 5 di coppe per lo scorpione, perché c'è 5 di coppe, perché c'è 5 di coppe per lo scorpione. C'è la carta del Papa. E la carta della torre. Alcuni di voi si pentono di aver fatto crollare un rapporto che era importante, potrebbe essere un matrimonio, per esempio, oppure un rapporto che comunque è stato significativo, ci sono dei sensi di colpa, o comunque c'è un dispiacere per come sono andate le cose. Questo dolore potrebbe essere relativo anche a questioni che non attengono al matrimonio, ma che attengono a qualcosa che concerne le istituzioni. Qualcosa che concerne delle firme,
E nell'ambito di quella situazione ci potrebbe essere stata una destabilizzazione e voi vi state focalizzando sugli aspetti negativi di quella vicenda. Quelli che si trovano in rapporti matrimoniali che non funzionano e che sanno che devono essere fatti crollare, vedo che hanno dei sensi di colpa al riguardo. Sono dispiaciuti per quello. Vediamo perché c'è l'otto di coppa al contrario. Perché l'otto di coppa al contrario per lo scorpione? C'è il fante di bastoni e la carta dei 10 di spade. In una situazione dove c'è stato dolore e anche forse un tradimento, che potrebbe essere un tradimento nel senso che qualcuno ha avuto un rapporto a te, oppure si può trattare del fatto che una persona si è comportata in una maniera diversa rispetto a quanto aveva detto e quindi avete avvertito questo come un tradimento. Vedo che voi avete ancora interesse, ancora c'è curiosità, ancora c'è voglia di comunicare. Quindi non c'è questo distacco effettivo da una particolare situazione che vi ha fatto male e che potrebbe essersi chiusa in una maniera dolorosa. Ancora c'è un interesse che voi avete. Si può trattare di un rapporto, si può trattare di una situazione dove siete stati feriti. Vediamo perché c'è 7 di bastoni per lo scorpione, perché c'è 7 di bastoni. C'è la carta della forza, la carta della morte, la carta del fante di coppe. Voi vi state trattenendo dal farvi risentire presso una persona e possibilmente dal chiedere scusa a qualcuno. Se questo non ha a che fare con una persona in particolare, potrebbe indicare che voi avete delle resistenze ad aprirvi a livello emotivo verso le altre persone, avete delle paure che devono essere superate, quindi occorre una trasformazione. E questo accade perché ancora ripensate a livello emotivo a delle questioni del passato da cui invece vi dovete liberare. Tra di voi c'è chi deve comunicare una verità perché c'è lo spirito animale della balena che indica che bisogna comunicare una verità e possibilmente appunto chiedere scusa dopo che c'è stata questa chiusura o comunque ristabilire una comunicazione dopo una chiusura, però c'è una forma di resistenza che voi avete nel fare questo, vi state trattenendo, o c'è una persona che lo fa nei vostri confronti. Adesso vediamo cos'altro abbiamo per lo scorpione, Sole, Luna, Venere oppure Ascendente, c'è la carta di felicità e c'è la carta di cambiamento. Allora ci sarà una situazione che cambia e che vi renderà felici. Inoltre, voi dovete cercare di cambiare qualcosa per andare verso la vostra felicità. E di non lasciare che certe situazioni creino un freno per voi. Adesso vediamo cos'altro abbiamo per lo scorpione, Sole, Luna, Venere oppure Ascendente, cos'altro abbiamo per il segno dello scorpione, cos'altro abbiamo per lo scorpione, c'è la carta di amore sincero e la carta di arrabbiato. Alcuni di voi sono arrabbiati verso una persona nei confronti della quale provate un amore che è sincero, quindi questa persona vi ha fatto arrabbiare. Oppure ancora c'è qualcuno che prova un amore che è sincero verso una persona, ma l'altra sembra essere arrabbiata per qualche motivo. Così è come emerge. Io vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!